Vi presento subito il mio ospite, Giuliano Lopinto, direttore sanitario degli ospedali Galliera di Genova. Buongiorno. Direttore sanitario, buongiorno, intanto benvenuto. Fino a fine di questa settimana, però, fino perché finalmente, possiamo dire finalmente, è arrivato il momento della pensione. È una tappa abbastanza importante della vita di tutti, quindi anche per me è una tappa importante. Allora, 50 anni, perché era, me lo stava raccontando adesso nel fuori onda, il 1971, quando lei da studente di medicina entrò per la prima volta agli ospedali Galliera. Infatti io nel 71 mi iscrissi a medicina e pensai, per consiglio di qualcuno esperto evidentemente, che fosse molto importante per la formazione di uno studente quello che allora si faceva, cioè andare a vedere le autopsie dei soggetti che erano deceduti, per cercare di capire le malattie vedendo esattamente gli organi, come sono compromessi, come sono, eccetera. E il professor Bronzini, che è deceduto da tanti anni, allora era il primario e mi insegnò tantissime cose. Ho un ricordo bellissimo di quegli anni, quando arrivando mi davano una cappa bianca che apparteneva al vecchio primario precedente di anatomia patologica, perché lì non si butta via niente, e andavo a vedere queste autopsie e imparavo la medicina guardando, sì. Dopo la facoltà, poi invece l'inizio della professione, di cosa si è occupato all'inizio? Sì, io ho fatto tanti mestieri, perché ho fatto il medico dello sport, una volta si chiamava il medico della mutua, l'ho fatto fino al 1990, e ho fatto anche un'esperienza che è stata un'esperienza importante dal punto di vista umano della mia vita. Ho lavorato come medico alle carceri per un anno e ho imparato tante cose. E poi ho lavorato a San Martino 6 mesi e poi mi sono trasferito al Galliera e da lì è cominciata la mia carriera al Galliera. Ecco, all'interno degli ospedali Galliera, quindi da che anno e con quali mansioni inizialmente? Io entrai assistente volontario, si chiamava allora, a novembre del 78. Nel 79 feci un concorso, quando allora si apriva il pronto soccorso dell'ospedale Galliera, e venni assunto insieme con altri e di lì cominciò praticamente la parte di lavoro remunerato, ovviamente, e la carriera clinica. Negli ultimi 5 anni invece il ruolo così importante di direttore sanitario. Qual è il ruolo? Perché poi gli spettatori si fa un po' fatica a capire di cosa si occupi davvero un direttore sanitario all'interno di un ospedale. Il direttore sanitario si occupa di tutto, ovvero l'igiene, per esempio, no? Quindi in questo periodo che abbiamo trascorso adesso, che sta forse finendo, la parte di igiene, di sicurezza microbiologica, eccetera, è assolutamente importante. Si occupa di approvvigionamenti, di controllo sulle forniture sanitarie, le protesi della aorta, le protesi che usano gli ortopedici e così via, l'organizzazione delle sale operatorie, il buon rapporto fra le persone che lavorano all'interno dell'ospedale, i rapporti con il pubblico e quindi rispondere a chi tante volte ha ragione, qualche volta forse con un po' meno ragione ci contesta delle cose, noi rispondiamo. Non saprei, ma i compiti sono veramente... Anche i rapporti con la stampa, perché che poi ogni qualvolta c'è bisogno di capire qualcosa su un tema, noi veniamo da lei. Con la stampa, che devo dire che sono stati in questi 5 anni molto buoni, nel senso che io ho sempre dichiarato le cose che ritenevo di poter dichiarare. Non ho dichiarato le cose che non potevo dichiarare, ma in uno spirito di collaborazione e di trasparenza con i giornalisti. Anche perché, diciamolo, negli ultimi 5 anni bisogna dire che non si è annoiato, perché sono successe di diverse cose. Citiamo per esempio i casi di cronaca, quella volta in cui un albero si abbatté su un reparto. Eh sì, era un albero alto circa 30 metri che decise improvvisamente di cadere e di infilarsi dentro un reparto. Ora, il problema è che per fortuna la stanzetta nella quale si è infilato l'albero era una zona, era la cucinetta, e in quel momento era assolutamente non frequentata perché erano le prime ore del mattino, e quindi per fortuna non è successo niente, qualche danno ovviamente alle suppellettili, ai vetri, eccetera, però dovettero intervenire i pompieri che hanno dovuto segare quest'albero a segmenti per sollevarlo, abbassarlo, portarlo via. È stata un'esperienza abbastanza interessante. Per fortuna non c'è stato nessun danno alle persone. Ricordiamolo, ne avevamo parlato tanto anche noi. Poi ci fu quella volta, ci spostiamo invece al pronto soccorso, in cui crollò quel pezzo di cornicione. Certo. Crollò un pezzo di cornicione ferendo lievemente, per fortuna, una persona, che poi ovviamente è stata risarcita.
in base a questo crollo poi avremmo dovuto rifare tutto il cornicione del padiglione che è sopra il pronto soccorso, con tutte le cautele, tra l'altro con l'intervento anche di una gru molto alta che aveva creato qualche problema anche di viabilità, ma insomma ce l'abbiamo fatta. E poi veniamo ovviamente 2 anni fa, ormai siamo quasi alla commemorazione del crollo del Morandi, il Galliera è stato uno degli ospedali in cui sono arrivate... Allora, allora ricordo benissimo, 11:36 cade il ponte, 11:38 il mio collaboratore mi informa che il 118 ha avvisato che era caduto il ponte Morandi. Nell'arco di 15 minuti abbiamo sgombrato completamente il pronto soccorso, abbiamo richiamato personale che era all'interno dell'ospedale ovviamente perché quello fuori, poi è arrivato ma è arrivato per conto suo senza nemmeno essere sollecitato e noi a mezzogiorno eravamo pronti per accogliere qualsivoglia cosa. Alle 12:10 è arrivata la prima paziente, grave, molto grave, che poi ha fatto una serie di interventi importanti e per grazia di Dio è riuscita a sopravvivere e sta bene. Speriamo di rivederla presto in occasione anche di questa commemorazione, di quanto è successo. E abbiamo, diciamo, poi da lì cosa è successo? La gente arrivava, pensate che quando... è arrivata questa signora portata dall'ambulanza, in pronto soccorso c'erano 3 medici di pronto soccorso per lei, 3 rianimatori, 2 chirurghi, cioè veramente si erano mobilitati tutti. Poi abbiamo capito subito dopo, anche per via dei messaggi che giravano via radio, che non ci sarebbero state tante altre persone portate in pronto soccorso, perché purtroppo la maggior parte era deceduta. Diciamo che c'è stata una cosa bellissima, la solidarietà, tutti i medici che sono ritornati, la vostra organizzazione che subito è partita, ma purtroppo erano più le vittime che dei feriti. Ricordo molto bene un ortopedico, che è anche uno scrittore, il quale poi scrisse per una rivista interna nostra, eravamo pronti, siamo venuti, volevamo che ci fosse tanta gente al pronto soccorso perché voleva dire che si sarebbero salvati in tanti, e invece purtroppo c'è stato pochissimo. Poi abbiamo avuto qualche ferito più lieve, ma la maggior parte dei feriti sono stati portati al San Martino. Certo, però voi eravate appunto pronti, come tutti gli ospedali che si sono subito coordinati, c'è stato un coordinamento incredibile, immediato dell'emergenza. Assolutamente, il dottor Vigna, che è il direttore sanitario di Alisa, aveva telefonato proprio nei minuti successivi dicendo state pronti, siamo pronti, abbiamo già attivato il piano che abbiamo nel cassetto, l'abbiamo tirato fuori delle maxi affluenze, eravamo pronti, purtroppo è stato utile per coloro che sono arrivati, ma ne sono arrivati troppo pochi. E poi è arrivato il 2020, questo 2020 così strano, è arrivato il Covid proprio alla fine della sua esperienza, della sua carriera, se non altro quella ufficiale, poi magari ci racconta anche il futuro. Il Covid, come l'ha vissuto? Allora, è stata una bruttissima esperienza perché è stato molto, molto, molto pesante. Io devo dire che nell'occasione, noi siamo arrivati all'ospedale Galliera ad avere contemporaneamente 174 pazienti malati, di cui 52 sottoposti a ventilazione, taluni invasiva, tal'altri non invasiva, quindi malati molto pesanti da curare. Tenete presente che la manovra che si è rivelata, una delle manovre che si è rivelata essere molto utile per questi pazienti, tecnicamente si chiama pronazione, cioè cambiare il decubito in rianimazione. Per fare questa manovra che si faceva più volte al giorno ci vogliono 7 infermieri per ogni malato per poter fare questa operazione. Quindi un impegno enorme anche da parte del personale, dei medici, del comparto, gli infermieri, gli OS, tutti quanti. Veramente chi doveva dare il meglio di se stesso nella sua vita l'ha dato. C'è da dire che anche qualcuno forse non ha dato il meglio di se stesso, ma fa parte della, così, del mondo, dell'umanità, del modo di essere. Adesso ne stiamo uscendo, noi siamo da 3 giorni a 0 pazienti, siamo già stati 5 giorni a 0, ma poi ne abbiamo avuti altri 2 e quindi pensiamo che siamo arrivati al termine. Noi dal 23 di febbraio, quando è cominciato il periodo tosto, abbiamo fatto riunioni prima giornaliere, poi bisettimanali, poi settimanali di un gruppo di crisi che ha condotto tutta l'attività, che ha diretto l'attività. E venerdì prossimo alle 12:30 faremo, spero, l'ultimo incontro del gruppo di crisi. Speriamo davvero. Beh, diciamolo però, l'ospedale Galliera, così come anche le altre strutture del nostro territorio liguri, sono state completamente stravolte, anche proprio non solo nell'organizzazione ma anche nei reparti che sono stati convertiti, per esempio. Assolutamente, conversione di reparti. Noi
abbiamo tabulato in maniera dinamica con dei colori diversi, rosso per i reparti Covid, giallo per i reparti chiusi, e verde per i reparti aperti, e l'abbiamo messo in una sequenza tipo cartone animato. Veramente impressionante, perché giorno per giorno l'ospedale cambiava. Adesso col 31 di luglio siamo tornati a una grande area verde dove tutto è attivo, tutto funziona e ci dà grande soddisfazione questo. Allora, diciamolo intanto, sono riaperti anche gli sportelli del CUP, per esempio, che hanno ricominciato a funzionare. E ancora una cosa, resta però sempre all'esterno del pronto soccorso la famosa tenda del Sulla triage. fama, noi siamo gli unici a avere ancora la tenda fuori. Sì. E mi interrogavo stamattina col direttore generale su cosa fare, no? Sapete che lo stato di emergenza viene prorogato fino ad ottobre. E quindi in settimana prenderemo la decisione se smantellare o se tenere ancora per un breve periodo questa tenda. Perché cosa serve questa tenda? È il pre-triage, ovvero uno arriva lì, viene triaggiato da un infermiere esperto, il quale nel dubbio che ci sia un paziente Covid lo passa in una zona specifica che è distinta dal pronto soccorso consueto. Quindi abbiamo un pronto soccorso Covid e un pronto soccorso non Covid. In questo momento nel pronto soccorso Covid non c'è nessuno, quindi voglio dire è così. Però cedere completamente alla tranquillità forse non è ancora il momento. E poi bisognerà prepararsi a un eventuale ritorno che non sappiamo se ci sarà, con l'autunno vedremo. D'accordo. Senta, che cosa farà dalla prossima settimana? Dunque, dalla prossima settimana, oltre ad occuparmi ovviamente di più delle problematiche familiari che sono molto importanti, avrò un'attività di tipo collaborativo, sia ben chiaro, a titolo gratuito, con l'ospedale Galliera, per fare un'attività di ricerca che ho pensato di focalizzare sull'esito delle cure. Ovvero, gli ospedali scrivono tutti gli anni quanti malati ricoverano, quanti ne operano e così via, ma non scrivono che cosa è successo dei loro malati. E quindi, ma non solo dal punto di vista strettamente clinico, ma anche dal punto di vista della ripresa del lavoro, la ripresa dell'attività fisica, la ripresa diciamo, degli incontri sociali, tutte queste cose che tante volte non vengono considerate. Io penso che potrò essere utile lavorando così. Bene, allora noi salutiamo, auguriamo un in bocca al lupo, non Grazie. tanto per la pensione, perché mi sembra di capire che non smetterà di certo di lavorare con diciamo, la data ufficiale della pensione al fine luglio del 2020. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, grazie tanto.